Tra il 23 ottobre e il 5 novembre di quest'anno cadono gli 80 anni dell'ultima battaglia di El Alamein. Quante possibilità aveva l'Italia di Mussolini, ammesso che ne avesse, di portare a casa una vittoria nel deserto della Libia? Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla Linea della Memoria, lo spazio che dedichiamo a chi è curioso della storia. Il museo ha voluto celebrare l'ottantesimo anniversario dei fatti di El Alamein stampando all'interno delle sue collane editoriali un libro dedicato all'epopea italiana nei deserti della Libia. Lo abbiamo intitolato El Alamein, gli italiani in Africa del Nord. Lo ha scritto il colonnello Lorenzo Cadeddu, autore di storia militare, noto per essere stato consulente storico di Sir Richard Attenborough quando venne in Italia a girare In Love and War, il colossal hollywoodiano dedicato al giovane Ernest Hemingway con Sandra Bullock e Chris O'Donnell, e per avere partecipato più di recente, sempre in veste di consulente storico, alla realizzazione dello sceneggiato Rai, La scelta di Maria, dedicato alla storia del Milite Ignoto. Il libro, che uscirà nel Nord-Est in allegato ai quotidiani del gruppo Gedi, ricostruisce con la massima chiarezza possibile la dinamica degli eventi che videro le forze dell'asse venire sconfitte in Africa del Nord. Il volume si pone però anche una domanda interessante, la stessa che Humphrey Bogart, nei panni del sergente Joe Gunn, pone al prigioniero italiano Giuseppe nel film Sahara, una pellicola propagandistica girata nel 1943 che racconta proprio gli eventi della guerra nel deserto. La domanda è questa. Non capisco, ma gli italiani si illudono forse di vincere? Ah, in questi giorni di grandi vittorie tutti quanti lo sperano. La domanda in realtà è presente solo nel doppiaggio italiano, perché nel dialogo originale i due attori in realtà parlano di altro. In ogni caso, la natura del problema non cambia. Le nostre possibilità di vittoria in Africa settentrionale erano praticamente inesistenti. Ora esamineremo i motivi che, secondo gli storici, giustificano questa affermazione. Il primo e più ovvio è rappresentato dal fatto che alla vigilia del secondo conflitto mondiale la macchina militare del Regno d'Italia non poteva reggere il confronto con nessuno degli eserciti appartenenti ai principali paesi europei. Non si trattava di un segreto. Nonostante quanto la gran cassa del regime andava propalando a destra e a sinistra, chiunque occupasse un qualche ruolo di rilievo in seno agli apparati del fascismo o alle gerarchie militari ne era consapevole. Ad ufficializzare il tutto arrivò poi il 30 maggio 1939 il promemoria Cavallero che, senza troppi giri di parole, riaffermava l'impossibilità per l'Italia di imbarcarsi in ulteriori avventure militari prima del 1943. Il bellicismo mussoliniano aveva trascinato il paese in una serie di conflitti, dall'Africa alla Spagna, che, oltre a lasciarne vuote le casse, innescando una difficile situazione economica, aveva anche progressivamente consumato le risorse di cui il regio esercito disponeva. Il promemoria Cavallero divenne di dominio pubblico il 30 maggio 1939, giusto 8 giorni dopo la sottoscrizione del patto d'acciaio tra Berlino e Roma, con una tempistica tale da non rovinare l'effetto scenico di una firma sulla base della quale Italia e Germania si promettevano reciproca assistenza militare. Disgraziatamente per le parti in commedia, quell'accordo, almeno nell'immediato, era destinato a rivelarsi null'altro che un coup de théâtre, utile solo alla propaganda di entrambi i regimi. Le forze armate del Regno d'Italia avevano infatti bisogno di un robusto programma di ammodernamento, cosa che, quando Germania e Unione Sovietica aggredirono la Polonia, rese la nostra neutralità un fatto inevitabile. Mussolini, obtorto collo, dovette rimanere fuori dal conflitto. Si vissero allora episodi di surreale comicità come quello famoso della cosiddetta lista del molibdeno, dal nome che le attribuì l'ambasciatore italiano a Berlino Bernardo Attolico. L'Italia fascista, la cui economia stava andando a rotoli, condizionò la propria discesa in campo al fianco del nazismo all'invio da parte tedesca di un consistente aiuto in termini di materie prime.
La lista della spesa fu però messa artatamente insieme con il preciso intento di risultare inaccoglibile. Vi erano infatti elencate quantità spropositate di materiali, fra cui spiccava appunto quella del molibdeno, richiesto in un tonnellaggio tale da superare l'intera produzione mondiale di allora. Il Führer comprese al volo l'antifona e dovette farsene una ragione, esentandoci, tra virgolette, dal correre in suo aiuto. Il secondo elemento da tenere in considerazione per rispondere alla domanda del sergente Gunn è questo. La nostra avventura sullo scacchiere dell'Africa settentrionale non comincia perché tutti gli italiani pensano davvero di poter vincere, ma perché un ristretto gruppo di loro, rappresentato dal cavalier Benito Mussolini e dal suo entourage, si era convinto che la guerra stesse per finire e che la Germania l'avesse già vinta anche per noi. Detto fuor di metafora, in molti condividevano questa convinzione, dunque la nostra neutralità sarebbe stata mantenuta fino a quando ci fosse convenuto. Ed è proprio ciò che accadde. All'improvviso Mussolini, decisore politico e non stratega militare, compito per il quale era del tutto inadeguato, ritenne che la nostra discesa in campo fosse diventata conveniente. La guerra era vinta. Ciò che contava dunque era potersi sedere al tavolo delle trattative per reclamare una parte del bottino. La Polonia si era liquefatta sotto la pressione della Wehrmacht, i francesi erano crollati e il corpo di spedizione britannico in terra transalpina era stato costretto al rientro in patria. Dunque, rebus sic stantibus, che importanza poteva avere il fatto che il nostro paese fosse o meno in condizione di affrontare un conflitto ormai sul punto di terminare? Con astuzia tutta italiana sarebbe stato sufficiente sparare qualche colpo, fare un po' di rumore e poi presentarsi a chiedere una fetta della torta. Il terzo elemento da considerare è poi la rapidità con la quale sarebbe stato necessario ottenere la vittoria, stante la grave crisi economica e la carenza di materie prime che gravavano sul paese. Queste evidenze, che erano sotto gli occhi di chiunque possedesse un briciolo di intelletto, rendevano impossibile adeguare la produzione industriale alle esigenze di un conflitto prolungato. I deficit con cui entrammo in guerra si sarebbero purtroppo rivelati incolmabili. Le riserve di cui potevamo disporre, sufficienti a garantire per un certo numero di mesi l'operatività delle nostre forze armate in condizioni di pace, sarebbero state rapidamente consumate una volta che le operazioni avessero avuto inizio. Dunque occorrevano rapidità e decisione, soprattutto sullo scacchiere africano, per cogliere impreparati i britannici e ottenere qualche successo. Ma lo strumento militare italiano era davvero in grado di assumere un simile atteggiamento tattico in Africa del Nord, di agire con la necessaria velocità e di fare affluire sul campo con la sua imbarazzante logistica e la sua carente organizzazione tutti i mezzi indispensabili ad una simile impresa? Purtroppo i precedenti non deponevano a nostro favore. Chi si interessa di storie ricorderà la prudenza con cui ebbero inizio le operazioni allo scoppio della Grande Guerra. L'esasperante lentezza della nostra manovra fece infuriare il generale Cadorna, che aveva architettato un attacco generale su tutta la linea del fronte, ma che, su 17 corpi d'armata tecnicamente schierati, se ne ritrovò solo due pronti ad operare. Il resto lo fecero le nostre carenze, l'inesperienza dei reparti, la mancanza di artiglieria e il cattivo lavoro dello spionaggio, che aveva di molto sovrastimato l'entità delle forze avversarie. Occupammo Cortina solo 5 giorni dopo che gli austriaci l'avevano spontaneamente evacuata e al termine del primo giorno di conflitto ci fu già chi pensò di mettersi a scavare trincee invece di avanzare. Questo atteggiamento rinunciatario e caratterizzato da estrema lentezza diede modo agli austro-ungarici di correre ai ripari. In Africa settentrionale sembrò accadere qualcosa di simile. Dichiariamo una guerra che però diamo l'impressione di non voler combattere, almeno nei primi mesi di conflitto. La stasi operativa è quasi totale, cosa che per chi dà inizio ad un conflitto appare piuttosto singolare, anche in considerazione del fatto che a trarne beneficio è soprattutto il suo avversario, il quale ha modo di irrobustire le proprie forze e di meglio disporle in vista delle future operazioni. Perché accadde tutto ciò? Perché il ritmo delle azioni fu così blando? Sarebbe stato possibile operare diversamente? Qualche oscura macchinazione interna frustrò gli sforzi del regime?
Un quarto elemento da considerare è rappresentato da quello che possiamo definire il problema culturale che gravava sulle nostre forze armate. Già un quarto di secolo prima, il 30 settembre 1914, in una memoria indirizzata a Vittorio Emanuele III, l'allora presidente del Consiglio, onorevole Antonio Salandra, aveva messo il sovrano sull'avviso circa la non eccelsa qualità del corpo ufficiali, a proposito dei quali scriveva: «Troppo si è lasciato che la professione militare discendesse ad una modesta carriera intrapresa più in vista del pane quotidiano che non della guerra». Con il primo conflitto mondiale, il Regio Esercito conobbe una dilatazione numerica senza precedenti, dalla quale non si volle più tornare indietro. L'aumento di dimensioni lo rese inoltre una smisurata macchina amministrativa, rallentata da complessi meccanismi burocratici che la omologavano ad una qualsiasi branca della pubblica amministrazione. Nel primo dopoguerra, inoltre, la politica italiana continuò a guardare con sospetto e con immutata disistima la classe militare, giudicando nel migliore dei casi quantomeno inadeguato il modo in cui a suo tempo aveva condotto la guerra. L'attivismo delle sinistre quanto a propaganda antimilitarista fece quindi il resto. Nel breve arco temporale compreso tra la fine del primo conflitto mondiale e il 1922, quando Mussolini prese il potere, al Ministero della Guerra si alternarono ben 10 differenti ministri. Ognuno di essi vi rimase per una media di circa 4 mesi a testa. Con simili premesse, un solo aggettivo si presta ad essere impiegato per descrivere lo spessore della politica militare italiana di quell'epoca: inconsistente. Quale poteva essere dunque l'efficienza del Regio Esercito dopo 4 anni di questo trattamento? Già nel 1938 gli inglesi avevano stabilito che un moderno esercito doveva essere professionalizzato, di dimensioni contenute e soprattutto completamente motorizzato e meccanizzato, poiché i conflitti del futuro avrebbero richiesto un'elevata capacità di movimento e personale conseguentemente addestrato. In Italia, nel 1924, il professor Giuseppe Belluzzo, in una relazione per il Ministero della Guerra, aveva teorizzato che, essendo stato il primo conflitto mondiale uno scontro eminentemente tecnologico, era proprio sull'innovazione tecnologica che si doveva puntare. Meno uomini e sistemi d'arma al passo coi tempi. L'esatto opposto degli 8 milioni di baionette di mussoliniana memoria. Inutile dire che la relazione Belluzzo non fu tenuta in alcuna considerazione e non avrebbe potuto essere altrimenti. In Italia, infatti, un'ampia aliquota di quanti appartenevano al novero degli ufficiali di carriera si era trasformata in impiegati statali di alto livello, attenti prima di tutto alle esigenze della propria carriera e capaci di galleggiare sopra ogni insidia. Ciò che importava loro era il mantenimento dello status quo, la difesa dei ruolini di avanzamento, la protezione dei privilegi di casta e delle posizioni acquisite. In ciò, ormai, come abbiamo premesso, l'esercito era omologabile ad una qualsiasi branca della grande burocrazia pubblica. Stando così le cose, quali conseguenze poteva avere l'affermarsi di una dittatura e di dinamiche all'interno delle quali le fortune personali di ognuno dipendevano dal favore dell'autocrate di turno? Al momento buono, il corpo ufficiali, ben cosciente dei limiti che gravavano sulla nostra macchina militare, sarebbe stato in grado di opporsi e di ricondurre Mussolini a più miti consigli, oppure avrebbe pensato alla carriera? Come se non bastasse, difesa dello status quo e protezione dell'esistente sono cose che fanno a pugni con qualsiasi forma di progresso. La nostra classe militare, che si era frettolosamente formata sui campi di battaglia della Grande Guerra, scontava anche questo enorme problema culturale che la rese impermeabile all'innovazione e poco attenta a quanto negli altri paesi veniva sperimentato e adottato. Per lei il nuovo era una minaccia. Il quinto elemento da considerare è rappresentato dal modo nel quale il fascismo considerava l'esercito. Per il fascismo le forze armate divennero in breve uno strumento funzionale alle esigenze della propaganda di regime. Al politico Mussolini e al suo entourage non interessavano tanto il grado di efficienza e di preparazione dei reparti e la modernità delle armi di cui erano provvisti,
quel che davvero contava era la loro dilatazione numerica, che avrebbe trasformato le nostre forze armate in un goffo gigante dai piedi d'argilla. Così prendeva forma il mito degli 8 milioni di baionette. Ampie parate, spettacolari esibizioni dunque, con le quali fare muscolare sfoggio di potenza. Durante il ventennio, lo strumento militare del nostro paese visse in una dimensione ludico-sportiva, nella quale si inquadrano, ad esempio, i record conseguiti dagli aerei italiani, che campeggiavano sulle prime pagine della stampa, ma erano del tutto privi di significato militare. Nel frattempo, il livello generale della nostra aviazione rimaneva piuttosto basso. Tutto era funzionale alla promozione del consenso. Le forze armate dell'Italia fascista conservarono dunque tutti i difetti che le avevano fino ad allora caratterizzate, come i reparti di ampie dimensioni gravati da apparati di comando altrettanto grandi. Vi era poi una generale scarsa efficienza, dettata anche dai limiti di bilancio ai quali spesso si tentava di porre rimedio con ripieghi interni e fantasia tutta italiana. Rimaneva infine in servizio un numero eccessivo di ufficiali che spesso erano avanzati di grado sulla scorta delle generose promozioni concesse nel periodo bellico. In questo contesto si inserì poi la poca lungimiranza di chi, con le sue scelte, avrebbe determinato i futuri assetti delle forze armate. Si consideri a titolo di esempio che venne del tutto trascurato lo sviluppo del carro armato, una delle armi fondamentali della Seconda Guerra Mondiale. Pietro Badoglio argomentava che il suo uso era limitato dalla natura del nostro terreno. Del tutto sottovalutata fu anche la motorizzazione di truppe e servizi, che invece era cruciale per la capacità di manovra di qualsiasi esercito moderno. Inesistente era infine il coordinamento fra le diverse armi, ognuna delle quali agiva in piena autonomia. Il sesto elemento da considerare è poi quello rappresentato dagli interessi della grande industria italiana. La responsabilità di quanto accaduto non può infatti essere ascritta ai soli vertici militari. Al loro atteggiamento fece da contraltare quello del sistema industriale che, con Fiat e Ansaldo in testa, spinto da ovvie logiche di profitto, continuò a sostenere la produzione di mezzi superati ben prima dell'inizio della guerra, come i biplani CR-42 Falco, oppure inadeguati come i velivoli G-50 o i blindati L-640, efficienti ma già obsoleti per armamento e corazzatura, ancora rivettata e non saldata. Lo stesso discorso vale anche per i carri medi M-1340, anch'essi con corazze fissate mediante chiodatura e rese ulteriormente fragili dalla cattiva qualità degli acciai che l'industria italiana era in grado di produrre. Come imparammo a nostre spese, gli M1340 non erano in grado di competere con i Matilda britannici o con gli Sherman americani. I mezzi italiani, inoltre, concepiti per essere impiegati sul territorio nazionale, si rivelarono semplicemente inadatti alle severe condizioni operative dell'ambiente desertico. Nessuno, però, si era posto in anticipo il problema dell'adattabilità di queste macchine ad un ambiente così ostile. I guai emersero sul campo, come ben documenta ad esempio la relazione del colonnello Mario Bizzi sul comportamento del carro M1340. Del resto, quando si opera in base ad una logica di carattere soprattutto burocratico-amministrativo, ragionando in termini di numeri e di moduli da compilare, porsi queste domande ha poco senso. Una volta che un certo quantitativo di mezzi ha raggiunto una determinata località e i documenti che ne hanno disposto il movimento sono in ordine, nel rispetto delle corrette procedure, nulla può essere imputato ad alcuno. Che le macchine siano inadeguate o il personale carente nella formazione ha un'importanza relativa. Ad un certo punto, infatti, l'imperativo cambiò. Se i mezzi e le risorse non bastavano, tutto si poteva e si doveva risolvere con l'impegno e la volontà di vincere. Ma da dove erano scaturiti questi singolari convincimenti? Il settimo elemento da prendere in considerazione è quello rappresentato dai tentativi di riforma del sistema militare. Il Duce non poteva e non voleva accettare che povertà e arretratezza del sistema produttivo ponessero un limite alle aspirazioni dell'Italia imperiale. Questi problemi in qualche modo dovevano essere risolti o scomparire. Il primo a tentare l'impresa fu il generale Federico Baistrocchi, sottosegretario di Stato a partire dal 1933.
A Baistrocchi, Mussolini aveva affidato il compito di elaborare un programma di ammodernamento delle forze armate da attuarsi in due trienni, fra il 1933 e il 1936 e tra il 1936 e il 1939. Inutile dire che tale programma rimase largamente sulla carta a causa della drammatica carenza di fondi. Senza denari e senza industria all'altezza, obiettivi quale meccanizzazione, creazione di divisioni celeri e di reparti autotrasportati, ammodernamento delle artiglierie e delle armi individuali, erano irraggiungibili, almeno nelle dimensioni pretese dal duce. Baistrocchi costituì organicamente il corpo automobilistico, motorizzò reparti di cavalleria e bersaglieri e creò le prime unità corazzate e autotrasportate. Uscì di scena nel 1936, quando il solito Badoglio convinse Mussolini a liberarsi di lui, dopo che il generale gli aveva inviato una lettera nella quale lo ammoniva chiaramente sui rischi della sua politica. «Duce», scrisse il generale, «l'impero che avete creato lo perderete, la guerra che prevedete sarà lunga, troverà l'universo diviso in due campi opposti per una lotta senza quartiere, perciò sarà lunghissima e all'ultimo sangue. Trionferà chi avrà saputo meglio prepararsi, resistere, alimentarsi. Il Mediterraneo non è nostro, l'Inghilterra lo domina. La Francia e anche l'America, poiché ritengo che anch'essa sarà contro di noi, vorranno farci scontare la conquista dell'Etiopia». Il posto di Baistrocchi in qualità di riformatore venne occupato dal generale Alberto Pariani, padre dell'omonima riforma che introdusse le cosiddette divisioni binarie, costituite cioè da due reggimenti invece che dai canonici tre come nel resto d'Europa. Per qualche momento Pariani sembrò davvero l'uomo in grado di trovare il punto d'incontro tra le egoiche manie di grandezza del duce, che vedeva nel numero la potenza, e la cruda realtà dell'economia italiana, non in grado di fornire il necessario supporto finanziario e industriale. Secondo Pariani, i limiti materiali da cui il paese era afflitto potevano essere superati gettando l'anima oltre l'ostacolo. Tutto grazie all'applicazione del dogma dell'offensiva, che si basava su fattori morali quale decisione, volontà di vittoria, grinta, valore e spirito di sacrificio, già teorizzati dalla dottrina del Cran et Elan, coraggio e slancio, elaborata dal colonnello francese Ardan Dupic. Ad importare in Italia questi concetti aveva contribuito la mistica fascista, una corrente di pensiero fideista che predicava l'accettazione acritica e senza discussioni del pensiero del duce. La somma di slancio, spirito di corpo, coraggio e coesione potevano trasformarsi in un moltiplicatore della capacità di combattimento. Le idee di Pariani non si basavano naturalmente solo su dissertazioni filosofiche e, a ben guardare, non erano nemmeno del tutto campate in aria. In linea con il dibattito dottrinale che si svolgeva negli ambienti militari dell'Europa di quegli anni, puntavano a rendere le unità più snelle e veloci, soddisfacendo nel contempo i desiderata di Mussolini, che pretendeva la sempre maggiore espansione numerica delle nostre forze armate. Nel novembre del 1937 Pariani convocò 65 generali per esaminare le questioni connesse all'adozione della sua riforma e per spiegare che essa possedeva non solo una dimensione strategica, ma anche politica. Dichiarò infatti che con il nuovo ordinamento si creavano brigate miste, che però avrebbero dovuto continuare a chiamarsi divisioni, perché in ambito internazionale, spiegò, tutti determinano la forza di un paese in base al numero di divisioni che esso è in grado di mobilitare. È quindi una questione di moneta corrente, è una questione morale per la quale è bene parlare di divisioni in luogo di brigate miste. Si trattava in fondo di un mero artificio contabile che non scandalizzò la maggior parte dei partecipanti alla riunione, i quali però non ritennero necessario concentrare l'attenzione sul vero problema. Le note carenze della nostra logistica avrebbero reso le nuove divisioni binarie, nate per essere snelle e veloci, del tutto prive di autonomia operativa. Unità di rottura, insomma, mentre per lo sfondamento e per l'azione risolutiva doveva entrare in campo il corpo d'armata. Nuova grande unità base.
Le idee di Pariani a livello strategico erano simili a quelle comunemente accettate negli altri maggiori eserciti e tuttavia il tradurle in pratica avrebbe richiesto l'avverarsi di due precise condizioni. Da un lato la disponibilità di tempo e dall'altro quella di adeguate risorse. Il generale calcolava che gli sarebbero occorsi almeno 10 anni per portare il nuovo sistema a regime. Gli avvenimenti in corso sembravano garantirgliene almeno una buona parte. Va ricordato infatti che Hitler, dopo la conferenza di Monaco, aveva rassicurato Mussolini sul fatto che li attendeva un lungo periodo di pace, salvo poi dichiarare guerra alla Polonia senza troppo curarsi del duce e dei suoi problemi. Quanto alla disponibilità di risorse, fu chiaro fin da subito che non ve n'erano, non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche sotto quello della capacità barra volontà delle nostre industrie di adeguare la produzione alle esigenze del nuovo modello militare. In pratica non c'erano né i soldi né le materie prime, né tantomeno l'interesse a produrre nuovi mezzi al passo coi tempi, essendo preferibile vendere quelli già in produzione. Pariani dunque, ansioso di compiacere il duce, non fu in grado più del suo predecessore Baistrocchi di avviare un ammodernamento delle forze armate in grado di reggere alla prova dei fatti. Purtroppo, senza tempo e senza soldi, il tentativo di trasformare i sogni in realtà ebbe conseguenze tragiche. Al concetto di guerra di movimento, Pariani ne aveva sostituito un altro di sua creazione, quello di guerra di rapido corso, dove la carenza di materiali e di mezzi avrebbe dovuto, appunto, essere superata con la rapidità di intervento, la forza di volontà e il potere della parola, così da instillare nelle nostre truppe un più risoluto spirito offensivo. Pariani però sapeva bene che le chiacchiere non potevano bastare. Le truppe dovevano in qualche modo essere meccanizzate e noi avremmo potuto farlo solo con magie lessicali e con un approccio alle questioni militari governato soprattutto da burocrazia e amministrazione. La situazione era chiara. Da un lato mancavano sia i soldi che le materie prime, dall'altro gli industriali volevano continuare a vendere ciò che avevano in magazzino e non mettersi a sviluppare quel che davvero occorreva. Come uscire da questa impasse? Con il piccolo e leggero. Ecco la trovata che mise tutti d'accordo. Vennero pertanto costruiti in differenti versioni oltre 2000 carri L-333. Il loro progetto si ispirava al tankette britannico Carden Lloyd MK6, un mezzo da ricognizione usato anche come trattore d'artiglieria. La cosa fu particolarmente gradita al gruppo Ansaldo Fiat e portò alla nascita di divisioni corazzate tra virgolette leggere, per le quali non era previsto di poter cooperare con l'aviazione. Il nostro L-333 era un mezzo da ricognizione e da traino maneggevole, anche se penalizzato da una ridotta autonomia e dal fatto di trovarsi sovente in difficoltà sui terreni accidentati. Da un lato, la componente burocratica del sistema inscenò una vera operazione alchemica, trasmutò quel piccolo mezzo concepito per la ricognizione in ambito alpino e montagnoso in qualcosa di completamente diverso, materializzando dal nulla il cosiddetto carro veloce L-333. Quest'ultimo divenne così il principale mezzo di rottura da impiegare contro le divisioni di fanteria avversarie. Era stato sufficiente applicarvi una mitragliatrice frontale. Dall'altro, la componente amministrativa dello stesso sistema ne assunse in carico ben 2000 esemplari, di modo che i nostri strateghi potessero autoilludersi di avere una valanga d'acciaio pronta a rovesciarsi sul nemico. I risultati furono tragici. I britannici, sulla corta distanza, erano in grado di perforare la ridicola corazzatura degli L-333 addirittura a fucilate, facendo fare agli equipaggi la fine del topo. Scoprimmo così che aggressività e volontà di vittoria non fermavano le pallottole. Complessivamente, in Africa del Nord, mandammo allo sbaraglio 453 di questi mezzi, quasi un quarto della produzione totale. Quelli sopravvissuti ai guasti e all'annientamento si contarono sulle dita di una mano. Ecco cosa accade quando le esigenze del sistema militare sono affrontate con un approccio di tipo burocratico-amministrativo, il cui primo obiettivo è, tra virgolette, avere le carte in ordine e mantenere buoni rapporti col sistema industriale. Così facendo, macchine non concepite per il combattimento possono diventare addirittura carri armati.
La moltiplicazione delle divisioni, ottenuta sottraendo ad ognuna di esse una brigata con la creazione delle cosiddette divisioni binarie, si trasformò dunque in un elemento di debolezza per l'esercito, perché le divisioni binarie si rivelarono meno resistenti agli urti e agli sforzi prolungati rispetto alle ternarie. L'ottavo elemento su cui ragionare sono i numeri e le cifre che autoalimentavano la nostra illusione di potenza. Le cifre divulgate dal nostro apparato militare, così sensibile alla dimensione burocratica e amministrativa fatta di numeri e tabelle, ci dicono che al momento di entrare in guerra, sulla carta schieravamo 88 divisioni per 1.300.000 uomini totali, 331 navi da guerra, 1.940 aerei da combattimento efficienti e 1.300 in manutenzione, 1.444 carri armati leggeri L-333, 70 carri armati medi M-11, 133 autoblinda e 12.600 cannoni. Come imparammo a nostre spese, limitarsi a leggere le cifre di una tabella può essere fuorviante e molto pericoloso. Quelle cifre, infatti, nulla dicevano sulla qualità dei mezzi o sul grado di addestramento degli uomini, omettevano di segnalare che la gran parte dei 12.600 cannoni indicati erano pezzi da museo sopravvissuti alla Grande Guerra, che l'L-333 era un carro solo di nome e che i nostri velivoli non potevano reggere il confronto con quelli inglesi più veloci e moderni. E il problema logistico? Per i trasporti disponevamo di 25.000 automezzi militari ai quali andavano ad aggiungersene altri 45.000 requisiti ai privati. Anche in questo caso però le cifre non descrivevano la tipologia dei mezzi e le caratteristiche di impiego. Insomma, la maggior parte dei nostri soldati avrebbe dovuto comunque spostarsi a piedi, per non parlare poi di come avrebbero viaggiato i rifornimenti, anche in considerazione del fatto che un terzo delle nostre navi da trasporto ci fu sequestrato al momento dell'entrata in guerra. Il nono elemento da considerare è il nostro approccio alle operazioni sullo scacchiere africano. Pariani aveva intuito che sarebbe stato necessario concentrare in Africa settentrionale gli uomini, i mezzi e le riserve necessarie ad attaccare gli inglesi prima dello scoppio delle ostilità, perché poi la nostra logistica avrebbe avuto enormi difficoltà a spostarli fin laggiù, a cominciare dal trasporto via mare. La Marina aveva infatti calcolato che a guerra dichiarata, per sbarcare in Libia una forza di 178.000 uomini e relativi mezzi, sarebbero occorsi più di 3 mesi, a condizione che prima fosse stata occupata Malta e che a tale operazione venissero dedicate tutte le forze navali e aeree disponibili. Il generale espose le sue convinzioni in una riunione dei capi di Stato Maggiore che si tenne il 2 dicembre 1937. In Libia si sarebbe dovuta accumulare anche una consistente scorta di oli grezzi e provvedere all'impianto di una raffineria. Obiettivo: la conquista dell'Egitto, ritenuto una preda relativamente facile se attaccato sulla base delle sue idee circa la guerra di rapido corso, con azione fulminea e di sorpresa. Badoglio si dimostrò scettico di fronte alla proposta di un'azione contro gli inglesi. Egli acconsentì unicamente all'idea del trasporto in Libia di 2 ulteriori divisioni che però, a suo parere, dovevano servire solo per difenderci. La situazione continuò a rimanere in stallo finché il 26 gennaio del 1939, alla riunione dei capi di Stato Maggiore, ancora Badoglio stabilì con l'approvazione del Duce che ogni ipotesi di attacco contro gli inglesi in Africa settentrionale doveva essere accantonata e le nostre truppe concentrate nel nord d'Italia per difendersi da un fantomatico attacco francese sulle Alpi, visto il deteriorarsi dei nostri rapporti con Parigi. Ma cos'era accaduto? Qualche mese prima, a settembre del 1938, dopo la conferenza di Monaco, Hitler aveva mentito a Mussolini, assicurandogli che vi sarebbe stato un lungo periodo di pace. In ogni caso, se una guerra alla fine fosse scoppiata, l'Italia avrebbe potuto, tra virgolette, sfruttare i successi tedeschi ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo.
A settembre del 1939, dunque, il concetto dominante divenne quello che avremmo dovuto difenderci su tutti i fronti e studiare possibili attacchi solo contro Jugoslavia e Grecia. Nonostante ciò, Pariani e Balbo continuarono comunque a formulare piani operativi per lo scacchiere africano, piani che, per loro stessa ammissione, dovevano basarsi sull'ardimento e su una buona preparazione logistica, piani che dovevano essere attuati in maniera tempestiva ed accurata e portati avanti con sorpresa e rapidità. Il confronto tra i due generò in realtà un raffazzonato piano d'attacco che contro i britannici in Egitto prevedeva l'azione di ben 12 divisioni destinate a muoversi lungo la costa e attraverso il deserto senza che queste, data la nota mancanza di mezzi e risorse, avessero a disposizione il tanto declamato supporto logistico necessario ad attraversare con rapidità il mare di sabbia che riempiva quell'ambiente così ostile e sconfinato. Ancora una volta, insomma, i limiti materiali dovevano essere superati, tra virgolette, con decisione, volontà di vittoria, grinta, valore e spirito di sacrificio, e con le chiacchiere della mistica fascista. Il piano venne bocciato da Badoglio con queste parole: pensare ad un'azione al canale di Suez quando le nostre forze come numero sono inferiori a quelle di fronte è lavoro teorico ed inutile. Studiare operazioni non rispondenti alla realtà vuol dire logorarsi il cervello e perdere tempo. Nel mentre, la gran parte delle nostre forze corazzate continuarono a far parte dell'armata del Po, a presidio delle regioni settentrionali d'Italia. Quei mezzi, dunque, in Libia, dove ce ne sarebbe stato bisogno se davvero avessimo voluto attaccare gli inglesi, non arrivarono mai. Sullo scacchiere africano, quindi, tutto rimase in sospeso fino all'anno dopo, quando la questione libica terminò nelle mani di Rodolfo Graziani. Il generale Pariani, che si era gettato con entusiasmo nell'impresa di una riforma delle nostre forze armate, migliorando l'equipaggiamento e spingendo l'industria a produrre di più e di meglio, dovette infine alzare bandiera bianca di fronte alla mancanza di risorse. Inviò al Duce una missiva nella quale ammetteva tutta la nostra impreparazione all'entrata in guerra. Mussolini si liberò di lui senza rimpianti e, in una lettera indirizzata al re, così scrisse: «Il generale Pariani ha molto piombo nell'ala. Egli ha molte qualità e indiscutibili numeri, ma in questi ultimi tempi non è stato all'altezza del suo compito e soprattutto di un ottimismo eccezionale. Appartiene alla categoria degli uomini che anticipano la realtà col desiderio». A prendere il posto di Pariani nel comando dello Stato Maggiore dell'Esercito, Mussolini volle nel novembre 1939 il generale Rodolfo Graziani. Ad ottobre aveva invece nominato il generale Ubaldo Soddu sottosegretario di Stato alla guerra. Il decimo aspetto che va considerato è quello relativo alla direzione tecnico-militare delle operazioni. Entrammo in guerra senza artiglieria moderna, senza automezzi e senza veri carri armati. A ciò si aggiunse anche la mancanza di una efficace direzione tecnico-militare delle operazioni. Il capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate da anni non svolgeva più un'azione di coordinamento fra esercito, aviazione e marina che fosse degna di questo nome. Le tre armi agivano in modo del tutto scollegato tra loro. A colmare la misura intervenne poi la nomina di Benito Mussolini a supremo comandante delle truppe operanti su tutte le fronti. Badoglio si ritrovò così ad essere solo il presidente delle riunioni collegiali fra capi di Stato Maggiore. In seno ai vertici delle forze armate, troppi erano ormai personaggi interessati soprattutto alla carriera, pronti a combattere per difendersi dalle trame dei colleghi sulla via degli avanzamenti di grado. Tanto la guerra, non dimentichiamocelo, sarebbe stata vinta anche per noi dai tedeschi. Ma quale clima si respirava in seno ai vertici del Regio Esercito? Scrive in proposito il generale Quirino Armellini. Più rimango in questo posto, più osservo il disordine, l'impreparazione, la sovrapposizione in tutti i campi che intralciano gravemente o impediscono il funzionamento del Comando Supremo, più mi persuado che manca totalmente la visione delle necessità militari, più mi convinco che tutto è da fare o da rifare.
Si cambiano i concetti strategici con una risolutezza e una disinvoltura sbalorditive. Si dice, fra 15 giorni dovremo essere pronti a marciare contro la Jugoslavia. Oppure, tra 8 giorni attaccheremo la Grecia partendo dall'Albania, con la stessa leggerezza con cui si direbbe andiamo a prendere una tazza di caffè. Il duce non ha la minima idea della differenza che esiste tra la preparazione della guerra in pianura o in montagna, d'estate o d'inverno, né si preoccupa del fatto che manchiamo di armi, di munizioni, di equipaggiamento, di quadrupedi, di materie prime. Il duce, non dimentichiamolo, è un dittatore e quindi, in buona sostanza, un politico travestito da soldato. Si è fatto confezionare divise eleganti, ma come spiega bene il generale Armellini, capisce molto poco di cose militari. Con i suoi accoliti e con gli yes men del comando supremo, sposta segnalini sulle mappe come stesse giocando a risico, ma in realtà ha chiaro in testa un solo concetto che, lo ripetiamo, è politico e non militare. I tedeschi stanno per vincere la guerra e bisogna assolutamente fare qualcosa. Quando Pietro Badoglio boccia le proposte operative di Balbo e Pariani, lo fa basandosi unicamente su valutazioni numeriche. Attaccare gli inglesi non è possibile perché sono più di noi. Non vi è alcun accenno di analisi relativa all'addestramento o alla mobilità delle truppe britanniche, alla qualità dei loro mezzi o alle caratteristiche del terreno sul quale dovremmo batterci. Studiare la conquista dell'Egitto non ha senso, tra virgolette, solo perché i britannici sono in troppi. È evidente che, ancorato com'è a concezioni superate, non possiede gli strumenti culturali necessari a compiere valutazioni più complesse. A provarlo stanno anche gli esiti di una riunione tenuta poco prima che scoppino le ostilità, un incontro durato appena mezz'ora nel quale Badoglio stabilì che per parare un'eventuale minaccia inglese sul suolo africano era sufficiente per noi schierare nuove truppe fino a pareggiare il numero di quelle britanniche. Tutto ciò senza che, durante il dibattito, venissero nemmeno pronunziate le parole autocarro, carro armato, cannone. Quel che abbiamo sono sempre dissertazioni numeriche. Una distanza siderale separa Pietro Badoglio dal comprendere le caratteristiche di un conflitto moderno, soprattutto se combattuto nel deserto, dove l'ampiezza degli spazi è ideale per esaltare la potenza attraverso il ricorso alla mobilità. Semplicemente non è all'altezza del compito. Un analogo ragionamento può essere condotto anche per Balbo. Che cosa sono i suoi piani d'attacco contro gli inglesi che Pariani gli sollecita? Nella migliore delle ipotesi, mere indicazioni di direzioni di marcia ed elenchi di unità che spesso esistono solo sulla carta. Si dice che queste unità devono poter operare fuori strada, senza però preoccuparsi di appurare se il nostro esercito possieda mezzi idonei a tale scopo. Come devono essere equipaggiati gli uomini che le costituiranno? Come verranno trasportati in Libia? Sono addestrati alle operazioni nel deserto? Balbo propone anche di creare in loco quella che con notevole fantasia chiama addirittura divisione corazzata. La costituirà utilizzando militi delle camicie nere e piccoli blindati biposto L-333. È evidente che non sa di cosa sta parlando. Ecco che cos'è la guerra burocratico-amministrativa nella sua massima espressione. Un insieme di artifici lessicali, di provvedimenti che trasformano mezzi da ricognizione in carri d'assalto, di roboanti dichiarazioni di intenti, una sequela di cifre e di circolari. Il tutto senza che mai venga condotto un serio studio dei problemi operativi sul tappeto e adottati i conseguenti rimedi tecnici e concettuali. Non risulta, ad esempio, che qualcuno si sia mai preoccupato di verificare se i nostri mezzi automobilistici fossero davvero stati in grado di percorrere il deserto egiziano. I trattori d'artiglieria italiani potevano sul serio muoversi fuori strada come Balbo chiedeva? E quando anche fossero stati in grado di farlo, a bordo di quali mezzi li avrebbero seguiti i proiettili, le parti di ricambio e il personale? Le carte raccontano del programmato invio in Libia di sempre crescenti quantitativi di automezzi. Si parte da 3.500 per salire a 5.940 e arrivare infine a 8.450. Ma tutti questi veicoli erano davvero disponibili? E in Libia come sarebbero arrivati?
Ma veniamo all'impatto con la realtà che darà a Italo Balbo una sveglia dolorosa. La prima notte di guerra, circa 50 vecchi autoblindo inglesi Rolls-Royce Pattern Mark I e Morris CS9 LAC emergendo dal nulla sono sufficienti a seminare il panico fra le nostre masse appiedate in Marmarica. Si tratta di modesti veicoli a trazione posteriore e con corazzatura leggera, armati di mitragliatore Bren e fucilone anticarro Boyce calibro 13,97 a ripetizione. Hanno però tutte la radio e sono piuttosto veloci. Su strada raggiungono i 70 km l'ora. Quel che fa la differenza è la dottrina d'impiego. Da anni gli equipaggi britannici percorrono il deserto di giorno e di notte, addestrandosi a manovrare con rapidità e sicurezza in quell'ambiente. Un tipo di guerra a cui i nostri soldati non sono preparati. Il 13 gennaio 1940 Balbo chiede per la Libia carri armati con cannone, dato che gli inglesi ne sono ben provvisti. Ha cominciato a capire che da un punto di vista tecnologico qualcosa deve essere fatto, ma il suo è ancora soltanto un ragionamento di tipo numerico. Si illude che a pareggiare il conto sia sufficiente avere a disposizione un quantitativo di mezzi analoghi a quelli dell'avversario. Anche lui resta lontano dal comprendere le esigenze di questo nuovo tipo di guerra. Quanto poco contasse il fattore numerico e quanto invece fosse fondamentale l'addestramento, lo imparammo a nostre spese nel febbraio del 1941 a Beda Fom. Circa 100 nostri carri armati M13 si scontrarono con soli 29 vecchi carri cruiser britannici e vennero sbaragliati nonostante la superiorità numerica fosse schiacciante. Come si spiega una simile debacle? I carristi italiani erano veri e propri dilettanti allo sbaraglio, imbarcati su mezzi non ancora rodati, privi di radio e scaricati nel deserto, per quanto possa apparire incredibile, con 7 miserabili giorni di cosiddetto addestramento in quel di Bracciano. Pochi mezzi inglesi, seppur non eccelsi ma condotti da equipaggi che conoscevano le macchine a fondo e con una lunga esperienza di combattimento in ambiente desertico, ebbero la meglio su forze che numericamente li sovrastavano. I Badoglio, i Pariani, i Graziani e i Balbo erano strutturalmente incapaci di comprendere l'inutilità di operare nel deserto con grandi masse di uomini, cosa che nessun generale alleato farà mai, pur potendo disporre di automezzi e carburanti in quantità per noi inimmaginabili. I nostri comandanti, lo abbiamo già detto, scontavano un'arretratezza culturale che li rendeva inadatti al compito. Non riuscivano, insomma, a comprendere appieno le insidie logistiche della guerra nel deserto. A sua parziale difesa, va però ricordato che sulla peregrina progettualità di Balbo e sul possibile sviluppo delle operazioni che avrebbe dovuto condurre, interferivano sempre con, tra virgolette, contributi la cui qualità è facile immaginare, Benito Mussolini, capo del governo e ministro della guerra, il maresciallo Pietro Badoglio, capo di Stato Maggiore Generale, il ministro delle colonie Alessandro Lessona, il sottosegretario alla guerra Federico Baistrocchi e il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Alberto Pariani. A questo proposito, assolutamente esilarante nel 1937 la proposta di Mussolini di risolvere i problemi legati al trasporto di materiali verso l'Africa con la costruzione di 1000 giganteschi velivoli. Il loro numero venne prima ridotto a 100 e poi scese a 10. Infine, il progetto fu abbandonato senza che un solo velivolo uscisse dalla fabbrica. Un altro serio problema che ebbe importanti conseguenze sulla condotta delle operazioni in Africa fu rappresentato dalle gravi carenze dei nostri servizi segreti. Non si accorsero mai della preparazione alla guerra nel deserto che gli inglesi portavano avanti da anni e fornirono dati del tutto errati circa la consistenza delle forze britanniche in Africa settentrionale, arrivando a comunicare la cifra abnorme di 600.000 combattenti che tanto impressionò Badoglio. Churchill aveva laggiù meno uomini dei nostri, ma quando anche l'avessimo saputo, non saremmo stati comunque in grado di sopraffarli. Ciò nemmeno se fossimo scattati subito all'offensiva nei primi 4-6 mesi di guerra con tutto quello che avevamo in Africa settentrionale. Gli inglesi, seppur con mezzi non eccelsi, ci sovrastavano per addestramento, logistica e dottrine d'impiego
essendosi a lungo preparati per combattere un tipo di guerra che noi non eravamo nemmeno in grado di rappresentarci. Dopo l'armistizio con la Francia, il Duce cominciò all'improvviso a pretendere l'invasione dell'Egitto. È però bene essere chiari, a contare non era tanto il fatto che le nostre truppe entrassero davvero al Cairo, quanto piuttosto che la resa britannica ai tedeschi, che Mussolini riteneva imminente, ci trovasse lanciati all'attacco, anche senza un obiettivo preciso. Balbo, che aveva sempre considerato l'Egitto una preda facile, colto di sorpresa dalle smanie del Duce, sembrò titubare. Forse lo preoccupavano le cifre errate fornite dai nostri servizi segreti, che avevano sovrastimato il numero dei britannici presenti in Nord Africa, o forse lo avevano spaventato i limiti del nostro strumento militare emersi durante lo studio delle operazioni sul fronte egiziano. La guerra in Africa ebbe comunque inizio e subito la realtà delle cose si manifestò in tutta la sua asprezza. Il 20 giugno 1940 Italo Balbo scrisse a Badoglio: «I nostri carri d'assalto L-333, già vecchi e armati unicamente di mitragliatrici, sono ampiamente sorpassati. Le mitragliatrici delle autoblinde inglesi li crivellano di colpi che forano allegramente la loro corazza. I mezzi anticarro sono per la maggior parte di fortuna. Quelli moderni mancano di munizioni adeguate. Il combattimento assume così il carattere dell'urto del ferro contro la carne». Il 25 luglio Badoglio rispose a Balbo preannunciandogli l'invio di 70 carri medi M1139 da 11 tonnellate, che definì addirittura magnifici. In realtà la corazza dell'M11 era inutile contro i calibri superiori ai 20 mm e le armi anticarro degli inglesi erano da 40. Il 28 giugno arrivò l'ordine di attaccare l'Egitto, ma in quella stessa data Balbo morì nel cielo di Tobruk, abbattuto dalla contraerea italiana. Rodolfo Graziani prese il suo posto. Prima di occuparlo non aveva perso occasione per spingere Balbo ad agire, ma quando ne rilevò l'incarico sembrò perdere all'improvviso ogni slancio bellico. Mussolini era ormai spazientito. Il 19 agosto, dopo un'infinita serie di attriti tra il comando di Graziani a Tripoli e il comando supremo a Roma, telegrafò al generale pretendendo l'inizio delle operazioni. Voleva che l'offensiva scattasse in concomitanza con lo sbarco del primo fante tedesco sul suolo inglese. Le forze di Graziani cominciarono infine ad avanzare solo il 13 settembre, ma si fermarono a Sidi El Barrani. Non fecero un metro in più e l'Egitto restò per noi solo un miraggio. Sul fronte greco, il fascismo incassò infine l'ultima severissima lezione, quella che trasformò il Duce in un vassallo di Hitler. Accadde così che, avendo Badoglio e i compagni dimostrato sul campo tutta la loro inadeguatezza, da allora in poi fu la Germania a dettare la strategia della nostra guerra e persino la dottrina d'impiego della Regia Marina nel Mediterraneo. Malta non fu occupata perché Hitler non volle e la nostra flotta da guerra rimase nei porti. Ad uscire fu solo il naviglio necessario a trasportare i rifornimenti in Africa. Persino i nostri sommergibili furono degradati a bettoline per imbarcare taniche di carburante sempre con destinazione Africa. Tutto quanto siamo venuti fin qui esponendo ci porta inevitabilmente a concludere che le nostre possibilità di successo sullo scacchiere africano erano di fatto inesistenti. Operare il deciso affondo iniziale che sarebbe stato necessario per mettere i britannici in difficoltà non era possibile. Ad impedirlo stavano i limiti strutturali del nostro sistema, che per cultura, per mentalità, per organizzazione, per modus operandi, per la sua malaugurata tensione al gigantismo, per le carenze materiali, per i limiti tecnologici e logistici, per l'arretratezza delle dottrine di impiego, per la mancanza di coordinamento tra le forze, insomma per l'insieme e tutte queste concause, non poteva funzionare al meglio e mascherava le sue inefficienze dietro alla retorica e a un mare di parole. Gli autori di riferimento per chi desideri approfondire questi argomenti vanno da Lucio Ceva a Giorgio Rochat,
Potete utilizzare testi specialistici come la meccanizzazione dell'esercito italiano fino al 1943 o gli studi di Ferruccio Botti sulla logistica dell'esercito italiano, ma potete anche utilizzare testi più recenti e più alla portata di tutti come ad esempio Ruote nel deserto di Aldino Bondesan e Tony Pendrame. Chi è interessato può procurarsi anche El Alamein, gli italiani in Africa del Nord, il libro realizzato dal nostro museo in collaborazione con Editrice Storica e con Editoriale Programma, distribuito qui nel Nord-Est con i quotidiani del gruppo Gedi. Anche per oggi, dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui sulla linea della memoria.